Namaste, io sono Ace the Brave e bentornati a Rock of Ages. Dopo la Valacchia e aver sconfitto il povero Dracula, adesso siamo nel Regno Franco, per la precisione abbiamo anche qua due chiavi su tre, quindi cercheremo anche la terza chiave, vediamo un po' che cosa ci capita nel Regno Franco. Penso di aver capito contro chi siamo. Siamo contro Carlo Magno. Che faccia. Che tra l'altro ha in mano la granata sacra di Worms, per chi lo conosce. Non abbiamo una nuova unità. Sì che abbiamo una nuova unità. Abbiamo una nuova unità che ci permetterà di non far saltare. Ad esempio qua c'è un grosso salto. E come potete vedere io posso piazzare le mie difese qua e lui non potrà saltarle. Quindi mi serve molto per aiutarmi a dovergli fare questa zona. Come vedete ho anche la possibilità di fare la castello punta a vacche, quindi possiamo utilizzare 30 per potergli sparare un po' meglio. E vediamo di piazzare un po' in difesa queste catapulte e trabucco. Ok, vediamo di partire sperando che lui non abbia messo delle difese lì. Vediamo di fare un po' di soldini come al solito. Allora, una delle chiavi sta proprio qua dietro. Oh, qua posso saltare però io. Tipo così? No, troppo piano. Torna su. Una delle chiavi sta qua dietro, come potete vedere, là sopra. Permesso. Andiamo a cercare le altre chiavi. Ah, eccolo là, la terza chiave, adesso l'ho vista. Sta qua sotto. Ops. Adesso ho visto che c'è un buco in mezzo. Quindi vediamo di fare un saltino fin là. Permesso. Torniamo un po' indietro però. Ci serve recuperare quella chiave, che ricordo ci servirà a sbloccare degli altri livelli più avanti. Eccola qua. Intanto lui ha molta difficoltà a muoversi in questo caso, perché vedo che è già la seconda volta che o cade fuori oppure gli distruggiamo la cosa. E lui ci ha colpito, ma adesso lo colpiamo anche noi. Whee! E gli facciamo anche un po' di più male. 2500, wow, un sacco di soldi che possiamo utilizzare, visto che qua ha fatto fatica a rinforzare queste difese. Magari ci mettiamo un paio di elefanti giusto per rompergli le scatole. Farei anche un paio di queste giusto per doverlo bloccare in qualche maniera in questa zona. Andiamo di aggiungere un paio di... Wow, che difesa. Lui adesso non può... o se salta, salta da questa parte e ci trova le catapulte. Se viene da questa parte è bloccato e poi c'è una mandria di gente. Però comunque ha cercato di distruggere queste per poter saltare. Adesso ho visto. Quindi vediamo adesso di attaccare e controllare anche in alto cosa succede. Forza! Lui non ha più le difese là, quindi posso saltare. No, non posso saltare perché ha messo un sacco di... Aiuto, aiuto, aiuto. C'erano le mucche sotto. Guardate in alto cosa sta succedendo intanto. Aiuto. Ok, ho evitato la catapulta. Ah, e l'altra chiave è qua sopra, così. L'avete vista un pochino più in alto di dove ho saltato, però lo potete utilizzare. Aiuto, aiuto, cado. Cado, 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 cado! Uff! Vado, vado, vado! Whee! Dovremmo riuscire a farcela col terzo e qua, vedete, mi ha distrutto un sacco delle difese, devo dire il vero. Quindi magari rimettiamo un po' di difesa qua.
e aggiungiamo un po' di catapulte fastidiose. Quanto costano le catapulte? Ah, 210, quindi posso mettere una di quelle piccole qua. Mi ha distrutto anche i bovini, perché ne è rimasto uno solo e non tre, però ci sono anche i miei elefanti che possono dargli fastidio. Quindi siamo pronti a partire con la nostra nuova palla. Che palle! Ok, forza! Qua bisogna curvare. Aiuto, aiuto, aiuto! Così guadagniamo un po' di soldi, aiuto! Mamma mia! Vedi qua, vedi qua, vedi qua! Eccolo la chiave! Permesso! Hihi! Veloce! No, ho beccato lo scalino. Però dovrebbe bastare a distruggergli la porta. Ah! Come non l'ho beccato? Ogni tanto succede questa cosa, dovete tornare indietro. Mi faccio dare una spinta dalla catapulta forse? No. Però... ok, siamo riusciti a distruggerli e li abbiamo anche schiacciato subito. Con questo è tutto, ci vediamo quindi al prossimo episodio di questo Rock of Ages. Io sono Ace the Brave, namaste, and be brave!